Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Andiamo a trovarci per Ferdinando Casini. Come sapete è senatore eletto a Bologna nella lista del PD contro Vittorio Sgarbi, indimenticabile, devo dire. Nell'uninominale, prego, non è la lista del PD. Uno contro uno, sì. Con una battaglia anche bella tosta. Sì, battaglia tosta, però io devo fare una correzione. Perché prima ha detto, a proposito di lavori a tempo indeterminato, c'è Casini che è entrato 40 anni fa. Viene detto tutte le volte. Sì, ma vorrei precisare che noi, è vero che siamo da 40 anni in Parlamento, ma abbiamo questo piccolo check, questa registrazione ogni 3-4 anni. È vero. Per cui io ho avuto 11 elezioni. In alcuni casi anche meno. Sì, ho avuto 11 elezioni. Ma noi che si riferisce? Solo lei che sta da 40 anni in Parlamento? Da 40 anni solo io, però insomma ci sono altri, ad esempio il Presidente del Senato La Russa, c'ha una trentina, credo, Gasparri, eccetera, insomma. Lei è entrato con Fanfani, ora sta con la Meloni. Com'è cambiata l'Italia? Diciamo che in comune la Meloni e Fanfani hanno che non sono altissimi. Ma sono entrambi personalità forti. Fanfani per me è stato uno dei più grandi politici della Prima Repubblica. A lui si deve il piano case. Lui è stato presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lei è ancora democristiano, Casini? Sono sempre stato democristiano non pentito. E lo sono ancora. E me ne vanto. E sono al centro della politica italiana, mentre tutti cambiano vorticosamente. Io rimango lì. Oggi col centro-sinistra convinto. Cioè, quando dicono perché Casini è rimasto al centro-destra, al centro-sinistra. No, come io li al centro, pare? Ma sure, va bene. Perché? Centro-destra, centro-sinistra, io stavo al centro e sto lì. Democratico cristiano. E devo dire che ricordo, sa perché mi è venuto in mente quando lei ha detto Fanfani adesso? Mi ricordo il primo incontro che ebbi con Fanfani nel suo studio a Palazzo Giustiniani, quando Fanfani mi chiamò perché c'era una cosa che non gli era piaciuta di una relazione che avevo fatto in direzione centrale della DC. E anzi Forlani mi disse: ma hai fatto qualcosa a Fanfani che è così arrabbiato? Dice: no, ma vallo a trovare allora. Lo andai a trovare, Fanfani disse: fammi vedere il regolamento che hai predisposto di un certo di gruppi di impegno ambientali della DC. Io glielo feci vedere, lui prese quei matitoni rossi e blu che c'erano una volta e incominciò a dire: questo sì, questo no, questo no, eh? Poi alla fine disse: bene, tra 15 giorni torna col compito fatto. Dico: meraviglia. Bene, Presidente, fantastico. E la politica era una scuola. La politica in cui qualcuno ti insegna. Allora, è arrivato anche Alessandro De Angelis. Buongiorno, ben trovato, perché per Alessandro De Angelis, che è un malato di politica, penso che Casini sia uno degli animali più rari e più interessanti da studiare, giusto Ale? Una vecchia volpe, Casini. Che non finisce in pellicceria, però. Questa storia di Pier Furbi, non volpe, io la debbo a Cossiga, che ha coniato questa cosa, e la debbo perché lui fece un partito a un certo punto. Ma pensavo da Cospia molto no, più. No, Cossiga. Cossiga disse Pier Furbi, e poi avemmo uno duro scontro, ma molto duro, che ricordo, ma per fortuna.